Salve a tutti, sono Fabio Silver e benvenuti sul mio canale YouTube, Fabio Silver News. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto interessante e attuale, la recente scoperta della Guardia di Finanza nel porto di Gioia Tauro riguardante il contrabbando di cocaina nascosta nelle banane di plastica. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così non perderete nessuna delle mie prossime news. E non dimenticate di lasciare un like e un commento sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensate dell'argomento e quali temi vorreste vedere trattati in futuro. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel vivo della notizia. La cocaina nascosta nelle banane di plastica, un astuto metodo di contrabbando. Nel mondo del narcotraffico, l'ingegnosità non conosce limiti, come dimostra l'ultima scoperta fatta dalla Guardia di Finanza nel porto di Gioia Tauro. Oltre 250 kg di cocaina sono stati nascosti all'interno di finte banane di plastica in un container proveniente dall'Ecuador. Questo metodo di contrabbando non solo sottolinea la creatività dei trafficanti, ma anche la continua sfida che le forze dell'ordine affrontano nel combattere il commercio illegale di sostanze stupefacenti. Il ritrovamento. Il sequestro è avvenuto all'interno del porto di Gioia Tauro, un punto nevralgico per il commercio marittimo internazionale. I finanzieri hanno rinvenuto l'ingente quantità di sostanza stupefacente all'interno di un container durante un'operazione di routine. Le banane, al posto di contenere la dolce polpa gialla, celavano al loro interno pacchetti di cocaina pura, pronti per essere distribuiti sul mercato nero. Le indagini sono state dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e hanno portato al sequestro della droga il 2 maggio, anche se la notizia è stata resa nota solo successivamente. La Guardia di Finanza ha utilizzato metodi di accertamento manuali per verificare l'autenticità delle banane, scoprendo così la droga nascosta in maniera ingegnosa. L'impatto del sequestro. Il valore di mercato della cocaina sequestrata è stimato in diverse decine di milioni di euro, un colpo significativo al mercato illegale delle droghe. Questo sequestro non solo previene la distribuzione di una grande quantità di sostanze nocive, ma manda anche un messaggio forte ai narcotrafficanti. Le forze dell'ordine sono sempre più attrezzate per scoprire e contrastare i loro metodi sempre più sofisticati. Conclusioni. Questo episodio evidenzia la necessità di un continuo aggiornamento delle tecniche di controllo e di un'attenta vigilanza nei punti di scambio commerciali internazionali. La lotta al narcotraffico è una battaglia costante e richiede la collaborazione tra le varie agenzie di sicurezza a livello globale per essere efficace. La scoperta di Gioia Tauro è un esempio di successo in questa lotta. Ma è anche un promemoria che la guerra contro le droghe è lungi dall'essere vinta. E questo conclude il nostro approfondimento sulla scoperta della cocaina nascosta nelle banane di plastica. Spero che l'argomento vi sia stato interessante e illuminante. Vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale Fabio Silver News per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e approfondimenti. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il video e di commentare con le vostre opinioni e suggerimenti. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.